Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Walt e questo è il nuovo episodio della serie di Terraria, il terzo per esattezza. Come vedete sto cadendo nel vuoto perché ho appena costruito il pozzo per l'inferno, l'Hell Elevator, ossia quel tunnel che ti permette velocemente di raggiungere le zone più basse della mappa. È per questo che vi stavo dicendo, non perdete tempo all'inizio andare a cercare il co per quelle cazzate lì, perché tanto dovete fare sta mega costruzione e troverete praticamente di tutto, come è successo a me. Ora vi faccio vedere, ce ne torniamo a casa. Qui ho un po' ingrandito la situazione, non è... Diciamo che sto tentando di dargli le basi. Qui creerò le stanze per gli NPC, poi di qua un'altra ala con la mia roba, eccetera, 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 eccetera. Situazione delle ceste: ho trovato parecchie ceste sottomarine, infatti ho scoperto entrambi i lati della mappa. Ho trovato queste chest, alcune chest di queste le ho trovate quando scavavo il tunnel e vi faccio vedere un paio di cose che ho trovato. Innanzitutto, come potete vedere, ho trovato l'accessorio per il doppio salto, che è questa qui, la nuvola in bottiglia. E poi ho trovato, scavando quel tunnel, ho trovato una marea di platino che non mi sarei mai aspettato, e quindi ho il piccone in platino. E mi sembra anche un pezzo dell'armatura. Ah no, l'armatura in argento e ferro. Dalle gemme che ho trovato, mi sono costruito anche finalmente il primo gancio, il primo hook, che è quello un po' che mancava. Quindi diciamo che a accessori siamo messi abbastanza bene. Bando alle ciance, io oggi però voglio andare a scoppiare un paio di cuoricini nel Crimson, o almeno a vedere com'è la situazione. Quindi ci vediamo là. Eccoci qua nel bioma, quello bastardo del Crimson. Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi l'altra volta è che le piramidi, quelle che abbiamo trovato nel primo episodio, sono abbastanza rare da trovare. Cioè, la creazione di un mondo che all'interno abbia le piramidi è data meno dell'1 a 10. Cioè, quindi abbiamo veramente sculato. L'unica cosa che non riesco a capire è dove ho messo sia la maschera del faraone che quell'altra. Sono due oggetti assolutamente di... non, cioè, non sono equipabili perché sono solo di vanità, però sai, solo per fare lo sborone, ragazzi. Ma eccoci qua, benvenuti all'interno del Crimson. Oggi andremo a vedere se scoppiando due cuoricini ci dà qualcosina di buono, qualcosa di buono. Tanto dovremmo essere abbastanza pronti. L'unica cosa, in effetti, che non mi fa, perché come sapete, se non lo sapete ve lo dico, in questo punto della mappa spawna un boss, che è The Brain of Cthulhu. Che diciamo è il secondo o terzo boss in diciamo del progress. E potrei anche tentare di farlo, perché non è difficilissimo, è uno dei primi. L'unica cosa è che sono un po' indietro con la vita, ne ho ancora poca. Non ho trovato il culo che ho avuto con i minerali, con il platino, non l'ho avuto invece per quanto riguarda i cuori che ti aumentano la vita. Quindi sarebbe un po' rischioso secondo me farlo ora. Comunque guardiamo a che punto cosa facciamo. Perché questi cuori qua, una volta rotti, 3, summonano il boss. Quindi noi cosa possiamo fare? All'interno di questi, diciamo, di queste uova ci sono degli oggetti che possono essere più o meno utili. Quindi ora noi andiamo a sfondare questi qua, questi due qua, e andiamo a prendere quelli forse un po' più lontani. Vi spiego perché. Perché quando poi c'è da summonare il boss, se voi vi fate prima quelli vicini, vi date una zappa sui piedi. Perché quelli lontani, quando summonate il boss non è che summona nella stanza centrale, diciamo. Il boss summona dove siete voi. Quindi se dovete fare una marea di strada, è una gran rottura di coglioni, perché se vi blocca, vi ammazza. Quindi, ragion per cui, io di solito vado a cercare sempre, cioè, quando non voglio far spammare il boss, spawnare il boss, vado a cercare quelli più lontani.
Vedete cosa intendo? Cioè, nel senso, se te devi spaccare sto cazzo di cuore qua e summonare il boss, è un casino risalire tutto sto condotto che abbiamo salito noi. Quindi tanto vale questi sfondarli così. Bruciato la cosa più inutile. Ah, io ovviamente sono venuto qua con l'inventario pieno, da buon idiota. E togliamo un funghetto. Facciamo un po' di pulizia. Che vedete, la spada che abbiamo trovato l'altra volta non è davvero male. Ce ne sono di meglio, ovviamente. Però, visto che la trovate, si trova, non dico facilmente. Godo, 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 godo. Non dico che si trova facilmente, però non è proprio uno sbattimento andarla a prendere. Vi conviene cercarla. Abbiamo solo un cuoricino qui. Qui ce ne abbiamo uno qua. Facciamo un po' di luce. Questo è abbastanza lontano, anche se in realtà potrebbe essere abbastanza comodo. Va bene. Allora, questo è comodo da togliere, però. Dai, dai, scopriamo questo così poi guardiamo un po'. Speriamo che ce l'ha il Crimson Heart. E che palle, vedi? Vedi, quando fa così inizia a essere abbastanza insopportabile. Non è andata proprio come speravo, però. Allora, intanto metto a posto un po' l'inventario e poi andiamo in direzione della giungla a vedere un po' di trovare qualcosa di buono. In realtà, il piano era questo: far detonare due cuori e andare a prendere il meteorite che cade. Siccome però non è caduto immediatamente, ho detto vabbè, allora non mi ricordo bene sicuramente come si fa a far spawnare il meteorite. Però mentre stavo andando verso la giungla, mi è arrivato il messaggio che è caduto il meteorite. Quindi ora noi andiamo a cercare dove è caduto il meteorite. Farmiamo tutto il set che si può fare per del meteorite, che è un gran set, e poi guardiamo cosa fare. Quindi ora andiamo a cercare questo meteorite. Aspetta. Te pareva che abbiamo trovato il meteorite, ma sono bruttissime notizie. Guarda che palle. Cioè, non c'era posto peggiore. Cioè, non mi fa nemmeno saltare, di che. Non c'era posto peggiore in cui poteva spawnare questa roba qua. Ma proprio c'è. Peggio di così, proprio niente. Allora, guardiamo un po' se riusciamo a fare una cosa rapida. Perché ci sono tutti sti cazzi a buffa qua. Però se inizia a fare così. Ovviamente si prende fuoco. Però se io. Ora se vado giù muoio come un coglione, giustamente. Fammi un po' vedere. L'inventario è vuoto. Quindi potrei fare un agile balzello. È dura, secondo me ci rimango. Perché piglio il danno. E infatti. Tutte a volte. Ah, perché anche lì sopra. Oh, odio infinito. Allora, ci sono varie tecniche. Perché non tutti i picconi possono minare i meteoriti. Mi sembra che dal tungsteno in poi lo possano fare. Quindi, o aspettate di averne uno. Io faccio così e muoio ora. Che non muoio, no, che non muoio. Ah, o aspettate di averne. Quante ce ne abbiamo? O aspettate di averne uno che
che ve lo permetta di fare, cioè un piccone che vi permetta di minare il meteorite, o altrimenti fate come ho fatto io, ci date di cattiveria e di bombe. Guardiamo se sta loro qua fa male. Picchia. Ah. È lento come la merda, però la mia mira fa cagare. Piccone di platino, picchia come una spada tra un po'. Questo non lo posso cosare, però io ho queste. Posso fare... Io direi che possiamo tranquillamente andarcene. Perché se io facessi così... Okay. Penso che ne abbiamo abbastanza ora, eh. No, l'evento più palloso della storia degli eventi pallosi. Però almeno dai, lo facciamo assieme, lo facciamo, sono contento. Allora, prendiamo il nostro specchio e togliamoci dalle palle subito. Potrei craftarmi velocemente il set che si fa con i meteorite e darvi un saggio della potenza di tale set. Proviamo, vediamo se ce lo fa fare. Eccoci a voi, eccoci a noi, eccoci a noi, eccoci a noi. Ora vi do un saggio della potenza di questo set. Ok? Questa dicono che sia l'arma più potente pre-hard mod, ranged. Perché è veloce, fa male, consuma mana. Ma se avete tutto il set delle meteore, come chiamatelo, come cazzo vi pare, non consuma mana. È tanta roba, eh? Almeno per i primi boss, se vi fate questo set per i primi boss, non avrete moltissimi problemi. Almeno per esperienza personale, io questo set l'ho provato una volta e devo dire che funziona abbastanza bene. Eccoci, è arrivato il re slime, così facciamo un po' anche il primo boss. Guardiamo dove cazzo è capitato. Eccoci. Ora in effetti non so se mi conviene farlo. Non so se mi conviene farlo in... con il cannone o no? ti sei incastrato, ciccione di merda. No, non mo... ecco, sapevo. Che è stato uno slimer del cazzo che mi ha fatto allontanare più del dovuto. Ah, vero, ho fatto asfalto. Perché... infatti... un po' stronzo sei però, eh. Perché quando non vi raggiunge... Oh, è andato giù. Bene, bene. Vediamo cosa ci dà. Ci ha dato la ninja... la t-shirt del ninja. Ah, anche questo è ottimo, 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 ottimo. Allora ragazzi, abbiamo fatto il full set meteoritico, chiamiamolo così. Abbiamo fatto l'evento della pioggia degli slime, abbiamo ucciso il re degli slime, ci ha droppato qualcosa di carino. Io quindi penso che per questo episodio sia tutto. Ci vediamo al prossimo appuntamento, nella prossima sessione di gioco di Terraria, e credo che andremo a fare una visitina alla giungla underground. Se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like, se non vi siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi. Da Walt è tutto ragazzi, ci vediamo, buon pomeriggio, ciao ciao.